Signori, ultimo giro e mezzo di live, come al solito ormai. Allora, c'è da dire che ho parlato di costanza negli scorsi video della Moto3, che non ci stava. Adesso invece sembra che mi hanno ascoltato, perché il primo, il secondo, il terzo e il quarto del mondiale stanno tutti nelle prime sei posizioni. Cioè, primo, secondo e terzo del mondiale, primo, secondo e terzo praticamente no. Holgado è secondo del mondiale, vabbè, è sesto. E ci stanno Rueda e Mugnozzi insieme a questi quattro. Cioè, poi basta, hanno dato 2 secondi a, signori, a Luca Lunetta, incredibile, un italiano che per adesso non ha mai fatto nulla, fa un garone, che è settimo, cioè, non l'hanno mai fatto né Rossi né Neva quest'anno, che sono i migliori italiani, che sono arrivati tipo 12esimi massimo, quindi speriamo che sia l'inizio di qualcosa di grande, oppure una cosa a caso come tipo Raul Fernandez ieri. Ma penso questa seconda opzione. Attenzione, ultimo giro però, perché stanno tutti attaccati Alonso, Ortola, Weyer e Rueda. Non si passano sempre in queste posizioni. Holgado perde punti però su questi tre, dietro Rueda e Munoz. Rueda è attaccato addirittura ai primi tre. E anche il giro più veloce adesso. Sì, Mugnozzo Holgado dietro e Alonso Ortola Weyer e Rueda davanti. Attenzione, Ortola su Alonso! No! Rueda su Weyer! Attenzione! I punti sono tiratissimi, soprattutto fra Holgado e Alonso, anche se adesso Alonso è un botto più di vantaggio, si piglia. Primo e sesto. È stato praticamente davanti tutta la gara insieme a Weyer e Ortola. Rueda mo se n'è uscito. Holgado non mi è mai sembrato oh, scusate la telecamera. Holgado non mi è mai sembrato che poteva vincere la gara. Però Alonso, mi sa che Alonso, ragazzi, deve vincere un'altra volta. Mezzo secondo di distacco, attenzione. Ortola. No, ce la fa. Ce la fa. Però, diciamo, comunque, ovviamente, la Moto3 sembra tirata all'ultimo giro, che non si è mai fatto un microscopico errore. No, non è vero, stavo scherzando. Rueda, dove va Rueda? Dove va Rueda? Sì, vabbè, si stava a buttare sul secondo. Anzi, mo rischia di perdere pure la posizione. Volete vedere far arrivare Weyer sul podio un'altra volta? No, è finita. Che palle, ho acceso, stavano per mezzo millesimo di secondo, adesso si sono distaccati da 2 decimi, appena acceso, che palle. Mi sa che finisce qui, signori. Vince Davide Alonso ancora, e questo penso che vince il mondiale, cioè punto io adesso. Anche Ortola che da un po' faceva una bella gara, Rueda. E Weyer che di solito va sul podio, e Holgado pure di solito va sul podio, quindi sesto, dietro a Munoz, quinto. Applausi per Luca Lunetta, basta, ci sta altro da dire.